persone sono già collegate, non lo so. Quindi che non andiamo a dare noi non lo so. Adesso persone sono già collegate, non lo so. Vado. Allora, buonasera a tutti, sono Elena Terraneo, sono assessore alla pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale e a nome dell'amministrazione comunale di Rescaldina voglio dare il benvenuto ai nostri relatori che adesso vi presenterò e a tutti coloro che si sono collegati questa sera. Abbiamo con noi il dottor Lorenzo Sesso, che è un veterinario ed è il presidente degli apicoltori di Varese. Abbiamo il professor Fabio Tassetani, che è, è professore ordinario di botanica presso l'Università Politecnica delle Marche e che ci parlerà di gestione del verde pubblico e privato. E la dottora agronomo forestale Armando Buffoni, che ci presenterà invece il tema degli orti urbani sostenibili. Questa serata è stata ideata e proposta nel contesto del Comitato Elena Terraneo. Sono con l'obiettivo di intraprendere una serata con gli esperti che ci possono comunicare e informazioni concrete per buone pratiche applicabili e a tutti coloro che sono collegati. Inoltre il Comune ha sottoscritto nel 2020 il protocollo Pan-Europe Città Libere da Pesticidi, impegnandosi a attuare politiche e scelte sostenibili per la salvaguardia dell'ambiente e della salute, favorendo la biodiversità e il miglioramento del professore ordinario di botanica vietando l'uso di pesticidi e di erbicidi, cioè il Comune si è impegnato a fare una transizione per arrivare a vietare completamente l'uso di pesticidi e di erbicidi nelle aree pubbliche ed estendere gradualmente l'uso anche in aree private. Questa serata è stata ideata e alle aree agricole con l'obiettivo di implementare la biodiversità. Lascio quindi la parola al direttore Lattore e al direttore per buoni ci vedrà attraverso il tema di attività. Inoltre il Comune ha una lotta di zanzare sostenibile ma con il rispetto impegnandosi a attuare politiche e scelte sostenibili per la salvaguardia dell'ambiente e della salute favorendo la biodiversità e il miglioramento del professore della qualità di botanica. Grazie per l'invito al sotterraneo, un ringraziamento al Comune di Rescaldina come ha fare una transizione per arrivare a fare. Sono presidente degli apicoltori di Varese e stasera vi dirò qualcosa della relazione tra le api e le zanzare. È un connubio strano sicuramente, nel senso che entrambe volano. E da cosa nasce questo nostro interesse per le zanzare? Nasce dal fatto che negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni, una zanzara particolarmente aggressiva, la zanzara tigre, si è diffusa sul territorio italiano, rendendo ancora difficili le nostre permanenze all'esterno, e questa zanzara trasmette anche delle malattie virali. Da questa cosa molti comuni si sono attivati, come alcuni privati, a contenere la diffusione di questa zanzara e la presenza di questa zanzara in contesto urbano. Il controllo effettuato da alcuni comuni non è stato e non è ancora sicuramente in linea con le linee guida presenti a livello scientifico e questo ha comportato e potrà comportare delle problematiche non solo per le api, per gli apoidei e potenzialmente anche per le persone, perché ricordiamoci che i trattamenti che avvengono in ambiente urbano ovviamente vanno a impattare anche sulle persone. Ora vi presenterò velocemente, insomma, cosa sono gli apoidei, cosa sono le api,
e vi farò vedere da dove è partito il nostro percorso e dove è arrivato ovviamente. Ecco, quello che noi vediamo è un cugino delle api, è un bombo. Non si vede ancora. Non si vede? Scusatemi, adesso proviamo a farlo. Scusatemi un secondo. Un attimo solo, che... Un attimo solo che lo faccio ripartire. Si vede ora? Si vede? La presentazione è perfetta. Ecco, quello che noi vediamo nella prima slide della presentazione è un bombo. Fa parte di quella grande famiglia di Apoidei. Alcuni sono più conosciuti come ovviamente le api. Questo è un bombo che è un cugino stretto, ma ci sono anche altri Apoidei come, non so, l'ape minatrice, le osmie, che sono importanti per l'ecosistema. Vanno a impollinare le culture che producono cibo per l'uomo. Immaginiamo che il prodotto dell'impollinazione delle api vale miliardi di euro ogni anno in Italia. E senza le api noi non potremmo avere molti prodotti alimentari. La difesa delle api ovviamente è cruciale per l'ecosistema e anche ovviamente per la produzione di derrate alimentari. Ho un problema tecnico con la condivisione, nel senso che non riesco a girare le slide. Purtroppo vado in modalità di... Si vede lo stesso in questo modo? Sì, la vediamo proprio piccola, però va bene se non no, riesci. Il problema è che proprio non riesco a... Vediamo se... No, mi dispiace, ma non riesco a capire come mai non presenta in... Non riesco. Digli di far vedere la slide, basta, lo dico io. Faccio vedere allora la presentazione. Grazie. Ok, scusatemi, ma purtroppo non... Del problema ci sono già stati ovviamente degli interessi da parte di alcuni comuni che si sono posti già nel passato la problematica della lotta alle zanzare. Questa sì in una chiave ambientale, ma anche in una chiave di efficacia. Appropriati trattamenti delle zanzare portano anche a una soddisfazione della popolazione, perché il problema zanzara viene mantenuto entro limiti accettabili. In passato si ritenevano alcuni prodotti, alcune sostanze innocue. Ricordiamo come l'Eternit, quel prodotto contenente amianto, fosse in passato ritenuto un materiale sicuro, con tutte le conseguenze poi che si sono poi potute rilevare nel tempo. Anche il fumo inizialmente, il fumo di sigaretta, era stato considerato un sicuro dal punto di vista, e non era, all'inizio non era collegabile facilmente all'impatto sulla salute umana. Poi nel tempo si è osservato tutti gli effetti che il fumo di sigaretta può dare sull'uomo. Questa è un'immagine della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il DDT, uno dei primi insetticidi di sintesi, che veniva utilizzato a mo' di gioco sulle spiagge o dove le persone si incontravano dai bambini
per il controllo dei pidocchi e degli altri parassiti che in quell'epoca erano endemici in una popolazione stremata dalla guerra. Quindi questa è un'immagine, come ce ne sono altre, dove si vedono bambini che giocano nelle nubi di DDT. Quello che è successo nel 2008, che la zanzara tigre ha ovviamente diffuso un virus tropicale abbastanza pericoloso per l'uomo, per le conseguenze invalidanti che comporta, e si è avuto un'epidemia in Emilia-Romagna di chikungunya, e recentemente, 2-3 anni fa circa, anche ad Anzio, nel Lazio, con circa 100-200 casi di malattia conclamata, malattie tropicali che possono essere trasmesse dalla zanzara tigre, che è un vettore, quindi è trasporta questi virus da una persona malata all'altra, causando delle epidemie. Anche qui, questo è il caso di Anzio, dove vediamo l'importanza che hanno potenziale queste zanzare nella trasmissione di malattie. E anche in Lombardia un altro tipo di zanzara che si chiama Culex pipiens, che è la zanzara comune, quella che vola di notte e disturba in maniera rumorosa i nostri sonni, trasmette un virus di origine lontana, il cosiddetto West Nile. Purtroppo siamo abituati con dei virus, Covid è solamente il virus più famoso che ovviamente ha cambiato per il momento le nostre vite, ma ci sono dei virus magari meno conosciuti, meno evidenti, che circolano nella popolazione durante l'estate e possono portare conseguenze importanti. E allora cosa facciamo fondamentalmente? Ci siamo chiesti, come associazione apicoltori, cosa fare. La risposta di molti comuni e molti privati alla lotta alle zanzare è questa. Fondamentalmente, più tosti si è, più forti si è, meglio è. E quindi alcuni comuni, in maniera erronea, irrorano, questa qui è un'immagine ovviamente non italiana, ma di un altro paese, dove si vedono queste fumigazioni di popolazione e quant'altro dell'ambiente. Ecco, in maniera più velata questa cosa accade anche da noi. Ci sono dei comuni che per erroni approcci alla lotta alle zanzare utilizzano i trattamenti adulticidi, quindi trattamenti che uccidono gli adulti di zanzara, in maniera disinvolta, o perché mal consigliati o perché ritengono che il trattamento evidente possa avere un impatto maggiore sulla popolazione di zanzare. La domanda che sorge è questa: ma che male c'è? Che male c'è a utilizzare in maniera così diffusa dei trattamenti adulticidi? Questa è una pagina di una della stampa, Il silenzioso flagello dei pesticidi sull'ambiente. Ci sono gli insetti utili, gli insetti pronubi, altri insetti che controllano naturalmente altri insetti patogeni per le colture, che finiscono ovviamente inconsapevolmente in questi trattamenti. Italiano, la SLA è stata associata a una presenza di pesticidi sui campi da gioco. L'utilizzo di pesticidi non è esente anche per i mammiferi, anche per l'uomo, da conseguenza. Le api, come nel nostro caso, sono solamente un campanello d'allarme, sono stati il motivo che ha acceso la nostra attenzione verso la problematica. Le api hanno degli avvocati, che sono gli apicoltori, gli altri insetti selvatici, pronubi, non hanno questi avvocati. Quindi dobbiamo preoccuparci anche di loro attraverso una tutela delle api. Tutelare le api
tutela il nostro sistema, il nostro ambiente e tutela ovviamente anche l'uomo. Pensiamo ad esempio ai parco giochi, dove i bambini frequentano il prato, dove toccano i giochi. Pensiamo ad esempio alle scuole, i giochi. Pensiamo ad esempio alle scuole, dove proprio i bambini sono coloro che utilizzano gli spazi aperti. E quindi qui abbiamo un'immagine molto bella di Culex e qui invece di Zanzara Tigre. Cosa fare? Tutto è perduto? Non tutto. Noi sappiamo che le zanzare, per riprodursi, devono avere a disposizione dell'acqua, quindi dei bidoni utilizzati per l'irrigazione dei campi, dei tombini stradali, delle raccolte d'acqua che vengono dimenticate anche involontariamente in copertoni, piuttosto che secchi, sottovasi. Cosa fare? Alcune regioni, questa è la regione Emilia-Romagna, ha pubblicato delle linee guida per il corretto utilizzo di trattamenti adulticidi contro le zanzare. Si sono occupati della problematica e hanno dato indicazione sui trattamenti per le zanzare. La lotta adulticida non deve essere considerata un mezzo da adottarsi a calendario, ma sempre e solo a seguito di verifiche del livello di infestazione presente. Fare lotta alle zanzare attraverso trattamenti adulticidi è erroneo per l'ambiente, per la popolazione e anche per le stesse zanzare. L'unico sistema di trattamento che consente un controllo efficace delle zanzare è evitare che le zanzare si formino, nascano. Quindi controllare o rimuovere le raccolte d'acqua. Questi secchielli possono contenere migliaia di larve e dare origine a migliaia di zanzare. Quindi un singolo bidone come di questi può rendere molto fastidiosa la permanenza in giardino nelle nostre abitazioni. Questi sono sempre dei bidoni dove le zanzare trovano un rifugio eccezionale. E allora, come gestire la problematica? L'Associazione Apicoltori, ma anche altre, lo stesso Comune di Rescaldina, ha dato alcune indicazioni su come evitare che le zanzare si riproducano. Ovvero, evitare di lasciare sottovasi con l'acqua, tombini con dell'acqua stagnante, buchi del muro di cinta con l'acqua, annaffiatoi pieni d'acqua e così via. Gli stagni dove ci sono i pesci non sono un problema perché i pesci si cibano delle larve e quindi non costituiscono un problema. E allora cosa fare? Oltre a rimuovere quello che è rimovibile, quindi sottovasi piuttosto che raccoglitori abbandonati, è possibile per quelle raccolte d'acqua che non sono controllabili, come le caditoie stradali, piuttosto che i tombini che abbiamo dentro i nostri cortili, utilizzare dei prodotti larvicidi. Uccidono le larve o non consentono alle larve di diventare adulte. Ce ne sono in commercio diversi, su vari mercati, il mercato italiano, il mercato estero, comunque questa è un'immagine così esemplificativa, o banalmente mettere una porzione di zanzariera al di sotto del tombino per evitare che le zanzare possano entrare a deporre le uova oppure le larve uscire dal tombino. Sono dei sistemi molto semplici, ma quello che c'è da ricordare che il 70% del successo contro la lotta alle zanzare è legato alla lotta a livello domestico. Solo il 30% è legato alla lotta, diciamo, pubblica, quindi dei comuni, che controllano ovviamente le parti stradali o le parti comunque di competenza comunale.
Quindi la cosa importante per salvaguardare la propria estate ed evitare l'utilizzo di adulticidi è proprio evitare che le zanzare si formino o controllare ovviamente la loro riproduzione. Facendo in questo modo abbiamo tanti vantaggi, tranquillità di non utilizzare insetticidi e l'ultima cosa non meno importante comunque è il rispetto di tutti quegli insetti che nulla hanno a che fare con le zanzare. Un percorso nato per la tutela delle api arriva ovviamente a tutelare l'uomo e la tutela dell'uomo porta sicuramente a un effetto benefico per il nostro ambiente e per noi stessi. Io rimango a disposizione e vi ringrazio. Allora, ringrazio tantissimo dottor Sesso. Visto che abbiamo ancora qualche minuto, volevo che magari ci raccontasse due o tre curiosità sulle api, nel senso che adesso, come inizierà il caldo, sicuramente inizieremo a ricevere telefonate: oh mamma mia, sono infestato di api, sono un sacco di api che stanno arrivando e sono appoggiate sull'albero, eccetera. E in questi anni in cui sono assessore ho imparato che esiste, ad esempio, una cosa che prima non sapevo, cioè ad esempio la sciamatura, non lo so. Se magari ci vuoi raccontare un pochino questo fenomeno e magari, non so, un paio di curiosità e poi ti salutiamo, insomma. Allora, la sciamatura è un fenomeno naturale delle api, in generale anche di altri insetti sociali, che consente alle colonie di api di riprodursi. Quindi attraverso una divisione delle colonie, quindi vuol dire la regina, diciamo, vecchia, porta con sé le operaie più anziane, alcuni fuchi, e lascia l'alveare alla regina nascente con le api giovani, con la covata. Insomma, è un sistema di lascito di eredità per permettere alla propria specie di sopravvivere nell'ambiente e di moltiplicarsi. Ovviamente questi sciami inizialmente cercano una collocazione per dove andare a vivere. Quindi può capitare che questi sciami, formati da 20, 25, 30 mila api, con la regina, giungano nel giardino piuttosto che in un buco, in un muro. E questo quasi a tutti è capitato nella vita. Purtroppo non è prevedibile dove gli sciami andranno a depositare, possono anche viaggiare per chilometri, per 5, 6, 7 chilometri, e gli sciami sono molto docili, perché quando, prima di fuoriuscire dalle colonie, le api operaie ingurgitano il più miele possibile, è come se prima di fare un viaggio cercassero di portare più scorte possibile per poter resistere all'ambiente a lungo. E quindi questo ingerire miele comporta una conformazione meccanica dell'addome e le api non risultano aggressive, difficilmente uno sciame può cagionare danni alla popolazione, perché comunque l'istinto difensivo delle api, delle nostre api mellifere, ligustiche, in sciamatura è un istinto difensivo molto molto basso, quindi prima di tutto l'importante è non disturbare questo sciame, che in molte occasioni può posarsi per del tempo e ripartire, e in altre occasioni invece si può stabilire in alcune cavità, come ad esempio muri oppure alberi con delle cavità. Tendenzialmente non succede nulla, semmai nel tempo si possono osservare questi muri con delle api che escono. A mia memoria non ci sono mai stati incidenti con questi sciami. L'unico incidente in cui si può incappare è ovviamente il panico, ma assolutamente non vi è motivazione di essere spaventati da questo fenomeno della natura, che generalmente avviene da noi dal 15-20 di aprile fino, diciamo, alla prima decade di giugno. Come risolvere la questione? Se lo sciame è accessibile, si può contattare un apicoltore locale che ovviamente può dare una mano al cittadino togliendo lo sciame. Ovviamente se gli sciami sono inaccessibili,
quindi sono ad altezze particolarmente elevate dove l'operatore è messo a pericolo, in pericolo, ora a quel punto è bene lasciare lo sciame dov'è, che o cambierà posto o altrimenti farà la sua vita tranquillamente nella sua nuova abitazione. Va bene, ci sarebbero tante cose da dire. Lo so, infatti. Però cerco di rimanere nei tempi per... L'obiettivo della serata è quello di introdurre un po' di argomenti, poi anche in base magari all'interesse di chi ci segue si potranno poi pensare anche ad altre serate, magari specifiche, anche monotema. Comunque lo sciame alla fine, se è accessibile, un apicoltore locale può essere anche interessato a venirlo a prelevare, perché comunque è nuova vita e quindi è un moltiplicare, no, le api del proprio alveare. E, io ti ringrazio. Io vi ringrazio. Spero insomma che siano arrivate altre informazioni ai cittadini. Alcuni dei volantini che hai mostrato erano già stati anche appunto utilizzati negli ultimi due anni in Frescaldina, e quindi alla prossima. Grazie mille, vi seguo ovviamente durante la serata. Va bene. E vi auguro un buon lavoro. Grazie ancora. Allora, adesso invece diamo la parola al prof. Fabio Taffetani, che ci parlerà della gestione del verde pubblico e privato. Non aggiungo altro, le lascio la parola. Grazie. Faccio partire, buonasera intanto a tutti, faccio partire la presentazione. Impossibile condividere il mio schermo. Mi hanno fatto male a non provarlo. Provi su, presenta ora, in basso a destra c'è una freccia. Sì, no, lo sto facendo, è che mi dice che non può... Consenti. Dice che non è possibile condividere il mio schermo. Purtroppo non abbiamo fatto la prova prima, ma io l'ho usato tante volte senza... Se ce la manda via mail, la possiamo mandare noi. Allora conviene anticipare l'ultima relazione, poi così ho il tempo. Va bene. Perfetto. Allora passiamo al prossimo relatore, che è il dottor Armando Buffoni, che ci parlerà appunto. Buonasera a tutti. Faccio subito la prova di condivisione dello schermo, così vediamo che non ci sia lo stesso problema. Mi sembra che vada. Ok. Allora, qua. Ci siamo? Perfetto, grazie. Benissimo, perfetto. Allora, se voi vedete, nascondiamo questo. Intanto grazie per essere qua e avere voglia di ascoltare questa breve chiacchierata. Il tema su cui desideravo spendere qualche parola è quello degli orti urbani sostenibili. Beh, orti urbani, quindi delle aree dedicate sostanzialmente alla coltivazione di verdura, di frutta, in un ambiente però che è anche l'ambiente dove viviamo, quindi le nostre città e paesi, zone quindi che ormai da tempo hanno visto prevalere la funzione abitativa o anche certe attività lavorative, ma dove si sono comunque mantenuti degli spazi che oggi stanno acquistando una crescente attenzione, proprio perché l'orticoltura urbana è un'attività che attrae sempre più cittadini. Dico cittadini perché intendo proprio abitanti delle città che in qualche modo vogliono
dedicarsi alla coltivazione di piante, in genere di carattere commestibile, ma non sempre, e che quindi hanno fatto crescere una notevole fame di territorio proprio da dedicare a queste attività. Ecco, diciamo che ci sono numerosi studi su questo fenomeno, no, io non voglio raccontarvi cose troppo lunghe o complesse, voglio soltanto darvi alcune informazioni che derivano da, dallo studio di questo, di questi processi, di questo fenomeno che si osserva ormai da un certo tempo. Mi è capitato tra le mani, e tra l'altro in questi giorni, proprio uno studio della Commissione europea che ha fatto una valutazione degli aspetti positivi di, questa, di questo interesse e ha individuato sostanzialmente due principali forme di orticoltura urbana, l'orto familiare e l'orto condiviso. Sono due cose piuttosto diverse, ma che diciamo per questa serata non vogliamo considerare come particolarmente diverse, perché andremo più che altro a guardare certi aspetti proprio della conduzione, quindi abbastanza indifferente se stiamo parlando di un orto familiare o di un orto condiviso. Orto condiviso, penso che sia chiaro a tutti, è un'area in cui ci sono degli appezzamenti, dei piccoli appezzamenti, dei lotti, si può dire, spesso di dimensione standardizzata quando sono organizzati da comuni o da associazioni, e che sono dati appunto in custodia delle persone che desiderano dedicarsi a questa attività. In genere si pensa che l'obiettivo principale sia quello di produrre verdure per uso per il proprio consumo, oppure per passare del tempo insieme, immagino per esempio persone ormai in pensione, oppure ancora per le scuole, per fare attività didattiche, eccetera. Questo studio che vi stavo dicendo, realizzato dalla Commissione europea, mostra invece alcune curiosità, per cui la motivazione principale per cui le persone si dedicano a questa attività è la soddisfazione personale. Quindi è abbastanza interessante osservare che quindi la produzione di qualcosa da consumare a casa, in famiglia, venga sostanzialmente dopo. La prima motivazione è fare qualcosa che dia soddisfazione, in qualche modo anche che diverta, che faccia piacere fare. La seconda motivazione è un uso positivo del proprio tempo libero. Quindi si potrebbero fare altre attività, ma molte persone vedono in questa attività un modo per occupare in modo sensato, piacevole, il proprio tempo libero. La terza motivazione, vedete come molti altri motivi che potevamo immaginare che fossero molto più importanti, invece si tendono a essere un po' in secondo piano, l'instaurarsi di rapporti positivi con i vicini. Sicuramente questo vale soprattutto per l'orto condiviso, dove i rapporti con le persone, lo scambio di attrezzi, di consigli, pareri, eccetera, sono molto più facili e frequenti. In quarta posizione viene finalmente la qualità dei prodotti. Sicuramente questo è un aspetto importante, ma quello che volevo mostrarvi era che in fin dei conti questo non è l'obiettivo principale della maggior parte delle persone che si dedica a un'orticoltura, diciamo, su piccola scala. A questo tipo di attività, come si vedeva già dal titolo, si associa spesso l'aggettivo sostenibile. Ormai lo vediamo appiccicato a tante attività diverse, ci domandiamo poi se sia sempre giustificato. Allora, ho segnalato qua una semplice definizione per sostenibile, che forse da un punto di vista, diciamo così, tecnico, scientifico, non è del tutto completa, ma credo che possa essere utile per capire di cosa vogliamo parlare. E cioè, parliamo di orti, attività orticola sostenibile, quando la affrontiamo con un utilizzo parsimonioso del suolo e delle risorse, anche il suolo naturalmente è una risorsa, ma pensiamo a acqua, nutrienti, eccetera, con particolare attenzione agli input esterni, cioè tutto quello che noi andiamo a fornire al,
al nostro orto e al recupero e riutilizzo della materia. Quindi una definizione che vedrete riesce a coprire molti aspetti di quello che è l'attività di un orto che vogliamo appunto che sia sostenibile. In particolare io pensavo di parlarvi molto brevemente di tre aspetti: l'uso dell'acqua, il problema degli alimenti nutritivi per le piante e la difesa dei parassiti. Si tratta di tre aspetti, ho scritto qua, che mettono spesso a dura prova chi si avvicina a questa abilità e rappresentano però una sfida molto interessante. Mettono a dura prova perché in realtà vedrete, se vogliamo essere attenti all'uso delle risorse, l'acqua ovviamente è una delle principali, ci scontriamo subito con una serie di difficoltà. Analogamente, quando parlavamo degli input esterni, dobbiamo pensare a tutto quello che ha bisogno la pianta. Che cosa riusciamo a recuperare nel nostro orto, a trovare nel nostro orto, che possiamo utilizzare o riutilizzare, e cosa invece dobbiamo guardare in giro se è possibile trovarlo e che caratteristiche ha, eccetera, eccetera. Ultima cosa, se vogliamo affrontare questa attività prescindendo dall'utilizzo di prodotti di sintesi, quindi sto parlando di antiparassitari, antifungini, eccetera, dobbiamo, la prima cosa che mi viene da dire è dobbiamo studiare. Sì, dobbiamo dedicare del tempo a questo problema, non lo risolviamo con facilità, dobbiamo fare le nostre prove, dobbiamo fare le nostre esperienze e capire come queste ci possono aiutare ad affrontare i vari problemi. Naturalmente, se abbiamo degli appassionati di orto vicini, tutte queste cose qua possono essere realizzate con maggiore facilità. E quindi qua vedete l'importanza, come dire, dei rapporti tra orticoltori, anche se su piccola scala. Diciamo che in generale l'acqua per l'orto proviene nella maggior parte dei casi da un acquedotto. Questa è la cosa, diciamo, più comoda, più semplice, anche se vediamo spesso bidoni di varia natura, di varia foggia, eccetera, a fianco agli orti, però salvo che non ci sia un pozzo, ma comunque il problema è leggermente diverso, ma non completamente diverso, nella maggior parte dei casi chi ha un orto vicino alla casa soprattutto deve fare affidamento sulla fornitura di acqua da parte di un acquedotto. Si tratta di acqua potabile, la cui raccolta, trattamento e distribuzione, quindi farla arrivare fino alle nostre case, ha richiesto notevoli investimenti. In generale, diciamo che nel nord Italia non abbiamo, salvo periodi particolari, una carenza d'acqua e soprattutto non abbiamo praticamente mai una carenza d'acqua potabile. Anche se in alcuni periodi, ne abbiamo avute negli ultimi anni, con carenza di precipitazioni, può essere richiesto una limitazione dell'uso per alcune pratiche, come può essere dal lavare la macchina, ma anche dal rifornire il nostro orto. Ma in ogni caso, se anche non ci fossero state queste brevi periodi di relativa carenza, dovremmo porci alcune domande. Innanzitutto, le piante che coltivo hanno bisogno di acqua potabile? Beh, la risposta è abbastanza ovvia. Se la pratica dell'orto urbano si diffondesse ancora di più, e si diffonderà ancora di più, sarà mantenuto dai servizi di fornitura dell'acqua, quindi dagli acquedotti, lo stesso livello o ci potrebbero essere delle limitazioni? Se piove poco per alcuni mesi, potrebbe essere che ci chiedano di ridurre i consumi. Ultima cosa, dato che non viviamo su un'isola, ma abbiamo i vicini che guardano cosa fanno, ci chiedono consigli, do un buon esempio irrigando con acqua potabile rispetto a un uso attento delle risorse, che era un po' l'obiettivo che ci eravamo dati all'inizio. Guardiamo cosa succede un po' nel milanese. Io ho messo qua un grafico che sono le precipitazioni mensili a Milano, una media degli ultimi 30 anni, grosso modo. Piovono poco meno di 1000 mm all'anno. Sono precipitazioni non particolarmente elevate, ma che dovrebbero garantirci una
grande tranquillità, tenuto conto che poi abbiamo le Alpi a breve distanza che ci riforniscono con i corsi d'acqua di ulteriore quantitativi. Se guardate il grafico vedete che non abbiamo periodi particolarmente critici. L'aridità, forse posso dire qualcuno, se proprio deve presentarsi, spesso si presenta verso l'inizio dell'anno. Se ricordate, anche negli ultimi anni abbiamo avuto dei periodi secchi tendenzialmente verso febbraio-marzo. Okay? Quindi in qualche modo, un po' prima che l'agricoltura, ma anche un po' la nostra attività in un orto, prenda piede. Ecco, quelli possono essere un po' dei momenti più difficili. Naturalmente poi abbiamo il periodo estivo dove le piante hanno un fabbisogno crescente di acqua e quindi dobbiamo porci almeno qualche domanda. Ecco, quindi possiamo avere dei mesi in cui la degli anni in cui la distribuzione delle piogge non è quella di questo grafico. Possiamo avere quindi dei mesi con molta meno acqua, che poi viene in genere compensata da abbondanti precipitazioni nel mese successivo, perché tutto sommato questa media dei 1000 mm, salvo eccezioni, si mantiene quasi sempre. Il nostro problema è che molte piante orticole possono non trovare sufficiente le semplici precipitazioni, quindi non possiamo fare un totale affidamento sul fatto che le piogge siano siano adeguate ai fabbisogni del nostro orto. E quindi si pone il problema di predisporre dei contenitori, dei serbatoi di riserva, che naturalmente dovranno essere alimentati. Ora, ovviamente, intanto abbiamo sentito che mantenere dei contenitori aperti per la nostra acqua, per il periodo di riserva, genera dei problemi. Vedete che anch'io poi ve lo segnalo, quello delle zanzare è sicuramente uno, ma non è neanche l'unico. Possiamo però considerare come strumento, come mezzo per raccogliere, per esempio, la superficie di un capanno per gli attrezzi, di un box, che può essere una soluzione per crearsi periodicamente una riserva d'acqua che vada a sopperire ai periodi di carenza. Io adesso vi faccio l'esempio del pomodoro, proviamo a fare un po' di conti. Mettiamo di avere un orto, anche abbastanza non piccolissimo, perché abbiamo dedicato ben 100 metri quadrati al pomodoro. La cosa curiosa, che adesso vedremo, è che il fabbisogno idrico del pomodoro è intorno ai 400-500 mm d'acqua. Okay? Quindi significa che per il nostro orto dovremo garantire un rifornimento di ben 40.000 litri d'acqua. Beh, la cifra fa forse un po' impressione pensando a un orto, ma in realtà è quello che dobbiamo distribuire, diciamo, da aprile ad agosto per i nostri pomodori. La cosa interessante è che in realtà nel milanese, in questi stessi mesi, aprile-agosto, piove esattamente quello che il pomodoro desidera, 410 mm. Il problema naturalmente è che non piove esattamente come vogliamo noi, cioè una pioggia cadenzata, intervallata in modo appunto, diciamo così, come il pomodoro vorrebbe. Avremo delle grosse precipitazioni, dei temporali, dove avremo molta più acqua di quella che il pomodoro desidera, e avremo poi delle settimane anche consecutive con assenza di precipitazione. Ed è qui che noi andiamo a intervenire. Proviamo a fare un po' due conti, proprio conti, come si dice, su un pezzo di carta. La superficie del tetto, un tetto spiovente come quello che abbiamo visto nella foto, può essere, qui adesso ho messo un po' di numeri a caso, naturalmente, questo potrebbe essere un box 5x4, diciamo un 20 metri quadrati. Le precipitazioni raccolte, immaginando appunto che piovano 400 mm, sono circa 8.000 litri. Allora, intanto vedete che è un numero importante, circa il 20% di quello che vorrebbe il nostro pomodoro, i nostri 100 metri quadrati di pomodoro. Il problema è che sono tanti e noi non riusciamo a conservare ovviamente 8.000 litri, ma non li dobbiamo conservare tutti insieme, li dobbiamo conservare nel corso della stagione. Però è importante sapere che
questo piccolo accorgimento, cioè raccogliere l'acqua del tetto di un capanno per gli attrezzi, di un box, ci può coprire una fetta rilevante del fabbisogno. Quali sono i vincoli? Ma naturalmente i vincoli sono dati dai nostri serbatoi. Dobbiamo fare un po' di conti, guardando per esempio le precipitazioni più in dettaglio, quanto possono essere lunghi periodi con assenza di precipitazione, quanto dobbiamo intervenire. Sulla base di questi conti, che possiamo per esempio fare nei periodi morti, in autunno, inverno, possiamo dedicarci un po' alla pianificazione del nostro orto e ragionare su quanta acqua abbiamo bisogno, quanti contenitori e come vogliamo organizzarci. E quindi, facendo un po' la sintesi di quello che abbiamo detto, utilizziamo i mesi dove siamo in attività, quello che stavo dicendo, per programmare il nostro sistema di irrigazione, le nostre riserve d'acqua. Però, io ricordo, no a impianti disordinati e inestetici. Io soffro un po' quando vedo un orto curato e poi vedo tutto intorno dei bidoni aperti, delle condutture fatte un po' così, diciamo la carlona. Sì, senz'altro la copertura dei serbatoi, abbiamo sentito quanto è importante, sia collegamenti efficienti e puliti. Puliti significa che non perdono, ma puliti anche dal punto di vista un po' della progettazione. Se ci dedichiamo all'orto, dedichiamoci anche agli altri aspetti che concorrono ad avere un bell'orto. Naturalmente anche sia scarichi curati, dovremmo avere un sistema di troppo pieno, quando ci sono le precipitazioni dobbiamo raccogliere l'acqua, ma potrebbe essere eccessiva, affinché non si creino disturbi e non si attirino zanzare. Infine, io trovo che sia una cosa importante, se si può, se abbiamo il tempo, diamo anche un po' di soddisfazione all'occhio, quindi se abbiamo usato dei fusti metallici, approfittiamo di un fine settimana per colorarli. Ultima cosa che riguarda l'acqua, ma non intendo entrarci più di tanto, se vogliamo limitare il consumo d'acqua, ragioniamo su un impianto di irrigazione. Vedo ormai da tanto tempo che sono sempre più diffusi gli impianti di irrigazione a goccia, ce ne sono, ovviamente lo schema è sempre abbastanza simile, ma poi ci sono tante piccole soluzioni tecniche diverse. È importante sapere che quello che si risparmierà d'acqua può variare fra il 50 e il 65%, talvolta anche il 70%, ok? Quindi sono quantitativi importanti e sicuramente aumentano il livello di sostenibilità del nostro orto. La durata degli impianti può essere anche di molti, veramente molti anni, se curati bene, e quindi possiamo sicuramente, o dovremmo meglio, farci qualche ragionamento sopra. Il secondo aspetto riguarda gli elementi nutritivi. Per introdurlo io ricordo pochi punti importanti che dobbiamo però sempre avere bene in testa. Nel momento in cui facciamo un orto o comunque coltiviamo qualcosa, dobbiamo restituire al terreno ciò che esportiamo con il nostro raccolto. Raccogliamo pomodori, dobbiamo sapere che il terreno è stato impoverito dei nutrienti che troviamo nei pomodori. I frutti in genere sono più ricchi di elementi nutritivi, quindi ovviamente azoto, potassio, fosforo, calcio, magnesio, eccetera, tendono a concentrarsi ovviamente nei frutti, e quindi noi andiamo a prelevare questi elementi e dobbiamo pensare che dobbiamo restituirli al terreno affinché l'anno dopo la coltura possa riprendere e darci le stesse soddisfazioni. Raramente per un orto facciamo un'analisi del terreno. Beh, in un'azienda agricola invece è una prassi comune, soprattutto quando si cambia la coltura, quando si osserva qualcosa che ci preoccupa o comunque ci insospettisce. Senza di esse possiamo dover affrontare alcuni fenomeni che sono proprio legati alla carenza di qualche elemento. Rimango sul pomodoro, il marciume apicale, cambiamenti di colore, quindi cambiamento dal verde verso il giallo, la malformazione delle foglie, possono essere dovute alla carenza di qualche elemento. Può essere il calcio, può essere il magnesio, può essere il boro, ok?
Naturalmente, se non sappiamo cosa c'è nel terreno, inevitabilmente poi comunque dovremo affrontarlo nel momento in cui comparissero dei sintomi. Gli elementi nutritivi, noto spesso che c'è la convinzione generale che sia sufficiente produrre del compost con i residui delle colture precedenti, gli spalci, i resti di pulizia, frutta e verdura, eccetera, è sicuramente un'ottima idea, ma produrre compost e distribuirlo nell'orto potrebbe non essere sufficiente proprio a quello che dicevamo all'inizio, cioè a restituire al terreno ciò che abbiamo asportato. E per quanto il compost sia una fonte di elementi nutritivi, dobbiamo capire che potrebbe per alcune colture non essere sufficiente a ripristinare i livelli iniziali. Consideriamo dunque di comprendere altre forme di elementi, fonti di elementi nutritivi. Vediamo quali possono essere. Tra queste fonti io volevo appunto ricordarvi letame, bovino e equino. Quello equino è molto difficile trovarlo, ma la presenza di aziende zootecniche, diciamo così, nella provincia di, o meglio, la città metropolitana di Milano è ancora abbastanza rilevante che se abbiamo tempo possiamo visitarne qualcuna, forse possiamo comprare anche del latte, possiamo comprare anche qualche prodotto, possiamo chiacchierare con il conduttore e trovare un accordo per andare magari un fine settimana prendere del letame maturo. È sempre un'operazione, come dire, un po' pericolosa per certi versi, se andate con la vostra auto, quindi un po' da organizzare, però rispetto al compost il letame sicuramente aggiunge molto di quello che poi le colture orticole avranno bisogno, sia in termini di sostanza organica che di elementi nutritivi in genere. Diversamente possiamo acquistare per esempio dello stallatico, non so se avete presente come esistono i sacchi di terriccio, esistono i sacchi di stallatico. Fate attenzione se, e diciamo che naturalmente hanno come provenienza l'allevamento zootecnico, però fate attenzione che spesso sono, non è la stessa cosa che comprare letame, per tanti motivi, anche diciamo più strettamente fisici, lo trovate pellettato oppure sfarinato, ma spesso è mescolato con del terriccio, quindi non state comprando in realtà semplicemente del letame disidratato, state comprando una miscela decisamente più povera. L'humus di lombrico, che aveva avuto incontrato grande favore ormai un po' di anni fa, esiste sempre, però diciamo che dovete trovarvi un produttore non troppo lontano. Tenete conto che i costi in qualche modo ambientali del trasferimento di questo materiale vanno un po' considerati. Non vale la pena andare tanto lontano per avere l'humus di lombrico, se però fosse disponibile vicino è un altro discorso. La pollina, che viene anche venduta in varie forme, e se ci sono allevamenti zootecnici è facile farsela regalare, perché anche se ora le cose stanno un po' cambiando, per molto tempo è stata solo un problema, va usata con un po' di attenzione. Quindi se per caso decidete di aggiungere la pollina al vostro orto, sappiate che va fatto con alcune precauzioni. Non entro tanto su questi dettagli, ma diciamo che dobbiamo usarla in una fase molto iniziale della preparazione del rapporto, in modo tale che abbia modo di essere ben incorporata nel terreno. Quindi, come dicevo, per questi materiali è necessario guardarsi in giro e vedere se c'è qualcuno, un'azienda zootecnica, che ci può venire incontro. Invece volevo spendere qualche parola sulla produzione di compost. Qui c'è molto testo, io poi vi lascio le diapositive, dico soltanto un po' le cose principali. Diciamo che ci sono un po' due strade, però noi ne guardiamo una con maggiore attenzione. Nel momento in cui vogliamo produrre del compost, possiamo orientarci verso una forma di diciamo così, compostiera realizzata da noi, che in realtà non è una compostiera in senso stretto, diciamo quello che si dice il cumulo. Preparo un cumulo dove farò il mio compost. Quindi semplicemente una struttura molto semplice, può essere in legno, dove vado
a scaricare il materiale che via via nel corso dell'anno raccolgo, residui di vario genere, sfalci, eccetera. Ci sono alcune cose che meritano di essere ricordate. Se abbiamo delle parti legnose, dobbiamo sminuzzare. La parte legnosa viene decomposta dai funghi, è molto lenta nella decomposizione e quindi non vogliamo ritrovarcela pensando che il compost sia pronto, mentre invece ancora è in via di sviluppo proprio per quanto riguarda la parte legnosa. Prepariamo un fondo. Il fondo deve essere ricoperto da paglia, ramaglie e cominciamo a predisporre il cumulo sempre facendo attenzione un po' come disponiamo il materiale. Quindi cerchiamo di miscelare in parti più o meno uguali quello che è il materiale secco, legnoso, possono essere per esempio se qualcuno ha piantato un po' di piante di mais, gli stocchi del mais alternati a parti invece più fresche. Ricordiamoci che il cumulo deve essere sempre umido, quindi bagniamolo. Diciamo che dobbiamo avere un'umidità abbastanza elevata, ma non deve perdere acqua. E quando raccogliamo un po' di questo materiale, non deve gocciolare, deve essere semplicemente umida, lasciarci la mano bagnata. Okay? Ogni tanto possiamo aggiungere anche del materiale ricco d'azoto, se è disponibile. Quello che dicevamo prima del letame maturo, possiamo anche in piccole quantità, può essere utile. Copriamolo, manteniamolo coperto dalle precipitazioni, possiamo usare un telo, ma possiamo anche semplicemente usare del materiale vegetale, frasca, paglia, eccetera. Prepariamolo in una zona comunque ombreggiata e teniamo poi sotto controllo la temperatura. Allora, c'è chi misura la temperatura, ma in generale basta semplicemente un po' avvicinare una mano e sentiremo già che dopo 10 giorni che abbiamo realizzato il nostro cumulo sentiremo proprio il calore che raggiunge la nostra mano. Quando cominciamo a sentire questo calore scende, quindi che si stanno riducendo alcuni processi di decomposizione, è il momento di rivoltare il cumulo, quantomeno di smuoverlo, ok? Il nostro è un processo aerobico, quindi è un processo dove partecipa l'ossigeno. Okay? Quindi lo possiamo rivoltare una, due volte, e dopo, ho scritto qua, intervalli 15-20 giorni, dopodiché lo lasciamo in pace, lasciamo che batteri, funghi, artropodi facciano il loro lavoro e attendiamo 9-12 mesi. Ora, la domanda può essere, sì, però io ho una produzione di scarti distribuita su, diciamo, 6 mesi, magari un po' meno, 4 mesi, non ho tutto in un momento solo. Bene, posso fare 2 compostiere, una affiancata all'altra, e quindi far partire i processi prima in uno e poi, il secondo passaggio, occuparmi a seconda. Ho detto compostiera, stavo parlando di cumuli, in realtà c'è sempre questa domanda, cumuli o compostiere? Beh, ognuna delle due soluzioni ha vantaggi e svantaggi, diciamo che in generale può darci più soddisfazione fare il cumulo, soprattutto se lo prepariamo bene in una struttura ben fatta, e i risultati sono sostanzialmente gli stessi della compostiera. Se però abbiamo un orto, un giardino molto curato, può darsi che la compostiera non ci piaccia e abbia un po' un aspetto poco ordinato, allora possiamo anche rivolgerci a dei prodotti che sono in commercio, delle compostiere, quindi una struttura pulita, ordinata, soprattutto quando abbiamo poco spazio. Il terzo punto, ditemi se sto sforando. No, andiamo avanti, okay. Dai, è interessantissimo. Allora, il terzo punto a cui accenno, sono due cose naturalmente che poi ognuno, se interessato, deve un po' provare a approfondire, leggere, si può trovare un sacco di materiale, si può comunque chiedere agli orticoltori vicini se fanno qualcosa del genere, come si sono organizzati, che però sono un pochino meno note. La consociazione di piante. Cos'è la consociazione? Sostanzialmente è una tecnica con cui abbiniamo specie diverse con caratteristiche ed esigenze differenti, in modo tale da andare incontro alle loro esigenze, proteggere da eventuali parassiti e rendere più semplice il lavoro nel nostro orto. Diciamo, questi potrebbero essere un po' i tre
obiettivi che ci poniamo. Le consociazioni nascono dall'esperienza, sostanzialmente, quindi non nascono da un'idea teorica che poi è stata verificata con sperimentazione, eccetera, ma nascono semplicemente dall'esperienza. Quindi nel tempo si è potuto andare a verificare che certe intuizioni, certe osservazioni, ripetendole, perché ovviamente la cosa risale ormai a molto tempo fa, hanno avuto delle conferme, e quindi ci si è giustamente convinti che sia una tecnica di un qualche interesse. Diciamo che nell'agricoltura industriale la consociazione non è tanto frequente, perché crea dei problemi. Voi potete immaginare che se dovete alternare su appezzamenti non molto estesi due colture differenti, con esigenze differenti, come dicevamo, quindi anche con uno sviluppo che avviene con modalità e tempi diversi, quelli che sono i vantaggi dell'agricoltura industriale, cioè la standardizzazione degli interventi, il poter intervenire su ampia scala con le lavorazioni, con i trattamenti, con le concimazioni, eccetera, diventano effettivamente molto problematiche. E quindi le consociazioni hanno preso piede soprattutto in quelli, appunto, che abbiamo chiamato orti familiari, o comunque negli orti a scala contenuta. Adesso poi vediamo qualche esempio. Esattamente che cos'è? È la coltivazione contemporanea di specie vegetali diverse. Questa è la consociazione. Però naturalmente la scelta di queste specie non è casuale. E infatti è basata sull'osservazione che alcune specie possono, se vicine, in qualche modo favorire una crescita più armonica, una crescita come desideriamo, una minor presenza di parassiti. È una pratica agricola molto antica che imita in qualche modo la natura, che naturalmente non ha l'organizzazione neanche di un orto, figuriamoci poi di un campo coltivato su più ampia scala, ma dove molte specie sono vicine e dove quindi in qualche modo interagiscono. Vediamo un po' quali possono essere queste interazioni. Sono di diversa natura, possono essere di tipo semplicemente fisico. Una specie fa l'ombra che desidera la specie vicina, o quantomeno, oppure possono essere interazioni di tipo chimico. Pensate alle specie azoto fissatrici, cioè quelle che riescono a utilizzare l'azoto presente nell'aria per farlo diventare azoto organico, che poi altre specie vicine possono ritrovare in tempi successivi da utilizzare. Qui vediamo un po' quali sono i vantaggi della consociazione. Vedete, c'è un lungo elenco, ma insomma poi nella sostanza le cose le abbiamo già un pochino accennate. Quindi abbiamo migliori produzioni, soprattutto quando abbiamo per esempio apparati radicali diversi, apparati radicali fittonanti accanto ad apparati radicali più estesi. Abbiamo parlato degli insetti, abbiamo parlato delle sostanze nutritive, eccetera, eccetera. Un'ultima cosa che però mi premeva accennare, c'è questa foto. Questo diciamo che non rientra sempre nelle consociazioni, ma può essere un'osservazione interessante anche per gli effetti estetici, è quella di avere, per esempio, a fianco di una coltura, una qualsiasi verdura, possiamo per esempio anche coltivare delle piante che sono particolarmente attraenti per gli impollinatori. Oltre a darci un piacevole aspetto per il nostro orto, favoriamo appunto il richiamo degli impollinatori. Vediamo di dare qualche indicazione per chi volesse approfondire o addirittura adottare la tecnica consociazione se non l'avesse mai fatto. Ci sono un po' che regole che possono essere però seguite con una certa facilità. Beh, per esempio, approfondire un po' la botanica, ma proprio a livello proprio molto semplice, e per esempio cercare di evitare di mettere insieme, diciamo, verdure che appartengono alle stesse famiglie botaniche. Quindi
evitare di avere vicino melanzane e patate. Perché? Perché comunque alcuni caratteri, anche se le piante sono diverse, alcuni caratteri appartenendo allo stesso gruppo, ovviamente attraggono lo stesso tipo di insetti. Questi insetti naturalmente si devono spostare. Se noi abbiamo una coltura diversa che crea una barriera anche solo fisica tra queste due colture, riusciamo in qualche modo a proteggerle. Non mettiamo vicino piante che possano andare in competizione fra di loro, piante per esempio che abbiano apparati radicali simili. Cerchiamo di trovare piante che possono in qualche modo, per le loro caratteristiche, integrarsi. Un esempio può essere la carota e il fagiolo, due apparati radicali molto diversi. Una andrà più in profondità a cercare nutrienti, l'altra cercherà più negli strati superficiali. Una pratica che veramente non è proprio la consociazione, dove voglio parlare di rotazione, è quella di alternare piante azoto fissatrici. Questa è una cosa abbastanza nota. Se abbiamo dei periodi, degli spazi non utilizzati, possiamo seminare delle leguminose che poi possiamo riutilizzare sia come biomassa, inteso come, quindi neanche avere la preoccupazione di raccoglierla, ma semplicemente per arricchire poi il suolo di azoto. Una cosa interessante è quella di introdurre delle piante che tengano lontane alcuni parassiti da altri tipi di colture che abbiamo scelto. Un esempio, per esempio, appunto quello della cipolla e della carota che si utilizza, ma abbastanza frequente è l'uso proprio di alternare la cipolla nelle sue varie, quello che noi chiamiamo cipolla, ma diciamo le tante specie e varietà che abbiamo, alternarle sostanzialmente un po' a tutte le colture. La cipolla emette dei composti volatili che risultano sgraditi a molti insetti predatori. Questa vicinanza ci può aiutare appunto a mantenere protette le colture su cui, diciamo, abbiamo puntato maggiormente. Un'altra possibilità, ma ne abbiamo già un po' accennato, è abbinare piante con tempi di sviluppo diverse o piante che hanno esigenze di illuminazione diverse. In ogni caso cercare di evitare le competizioni tra colture, per esempio per la luce. Ecco, a questo proposito qui ho messo qualche indicazione, proprio in quest'ambito del, diciamo, non possiamo proprio chiamarla lotta, più che altro diciamo, perché quello che noi cerchiamo, più che una lotta ai parassiti, come si farebbe con un insetticida, in realtà qui noi cerchiamo di prevenire la loro diffusione, o quantomeno di contenerla in modo sostanziale. Quello che noi vogliamo poi è sempre un equilibrio. Diciamo che un orto che viene impostato in questo modo deve comunque partire dalla considerazione che avremo una certa quantità di parassiti che dobbiamo, come dire, mantenere a un livello accettabile. Fa parte del nostro approccio, cioè di un approccio equilibrato, la possibilità appunto che andremo incontro alla presenza di alcuni parassiti, di alcuni insetti nocivi. Io qui vi ho accennato alcune possibilità per tenere lontano formiche, afidi, la cavolaia, un altro esempio. Ecco, vedete che sono per buona parte piante che sappiamo che emettono dei composti che anche noi avvertiamo con il nostro olfatto. Poi per noi magari non sono particolarmente fastidiose, ma sappiamo invece che possono essere di disturbo per insetti che preferiamo tenere lontani. Dove trovo le informazioni sulle consociazioni? Perché poi in realtà di consociazioni se ne possono inventare tante, però ormai esiste così tanta esperienza su questo che se voi andate su internet trovate facilmente questo tipo di schema. Per cui se desiderate coltivare il cavolo, ok, avrete delle indicazioni su quali specie può essere utile avere vicine al cavolo e quali invece mantenere più distanti. Questi sono tutti consigli che sintetizzano un po'
tutte le combinazioni che si possono immaginare. Questo, come dire, è molto semplice, molto chiaro. Ne potete trovare anche di un po' più complessi, un po' più dettagliati. Vedete qui che ci sono informazioni un pochino più precise, e soprattutto qui ci sono molte piante che vengono considerate e tutte le varie possibilità che sono offerte. Io credo di avere consumato tutto il mio spazio, pensavo di essere l'unico, quindi pensavo di finire un'ora tarda, per cui immaginavo che foste un pochino provati. Vi ringrazio per l'attenzione e soprattutto buon divertimento col vostro orto. Grazie tantissimo, e sicuramente ha lasciato tanti spunti e chi vuole potrà approfondire. Passiamo quindi al terzo intervento, che è il... Sì? Non ho capito. Ok, mi chiedono se per favore può interrompere, sì, certo, la presentazione. Grazie. Ok. Sei riuscito? Dottor Buffoni deve interrompere la presentazione perché ci rimane ancora un monitor. No, proprio sul monitor. Interrompi presentazione in basso a destra, credo che sia. Ok, grazie mille. Allora passiamo all'intervento del professor Taffetani. Proiettiamo noi le slide, abbiamo avuto un piccolo problema, sì, tecnico, sì, e poi il professore ci dirà lei quando andare avanti. Sì, allora vediamo la prima slide. Appena arrivo, ecco. Sì, modalità presentazione. Si può passare già alla seconda slide. Si può mettere la presentazione? No, purtroppo la possiamo vedere solo così. Ah, ok. Proprio una serata no. Allora, io da botanico, insomma, ho il compito che mi sono dato di trasmettere l'interesse e l'attenzione alle piante, soprattutto quelle spontanee, perché sono quelle appunto che arricchiscono e, insomma, e ci possono dare veramente un grande aiuto. Possono essere nostre alleate, se solo però appunto abbiamo l'umiltà e l'attenzione di dedicarci appunto in modo da riconoscerle, da saperle utilizzare. E quindi insomma, la mia presentazione riguarda come appunto gestire il proprio giardino o un giardino pubblico, come può essere appunto quello di un'area comunale, per rendere il più efficace possibile la gestione e soprattutto averne il più grande vantaggio. Avanti, grazie. E quindi sappiamo appunto, avete già ricordato appunto, che siamo sempre più orientati a non usare pesticidi e soprattutto erbicidi nella manutenzione del verde, quindi un'attenzione dovuta appunto non solo all'attenzione a non arrecare danni ambientali, ma soprattutto appunto per la tutela della salute. E lì, molto spesso appunto quelle che noi chiamiamo malerbe sono appunto la lotta alle malerbe è una lotta completamente inutile, ed è questo il mio obiettivo appunto di illustrare oggi, appunto che
se noi sappiamo conoscere e utilizzarle e saper interpretare i cambiamenti che avvengono nel nostro verde, nel nostro intorno, potremmo avere tanti benefici. E vediamo adesso appunto più avanti alcune altre, quindi conoscere per fare. Occorre appunto per la gestione del verde, sia nel proprio giardino, ma chiaramente la responsabilità in questo caso è molto più limitata, che nelle aree pubbliche, occorre che ci siano persone appunto che si occupano della manutenzione, soprattutto poi se si tratta di progettare, perché chiaramente anche la progettazione, anzi soprattutto la progettazione, può avere un ruolo importante, ma anche una volta creati praterie, boschetti, siepi, filari alberati e via dicendo, e poi appunto possiamo utilizzare insomma le nostre conoscenze per gestire in maniera più efficace e più esteticamente più interessante appunto il verde. Andiamo avanti. E ancora. Ecco, per capire appunto che il paesaggio che abbiamo intorno quando facciamo una passeggiata magari nella periferia rurale della nostra zona abitata, non troviamo purtroppo un paesaggio come questo, perché appunto se troviamo un campo di grano appunto non ci troviamo nulla, ma appunto immaginiamo di averlo fatto una settantina di anni fa o forse non in un campo biologico, perché appunto questa ricchezza neppure la gestione biologica permetterebbe di recuperarlo, ma diciamo se appunto immaginiamo di passare in un campo gestito appunto prima dell'arrivo dell'agricoltura industriale, troveremo appunto una grande quantità di piante, tutte molto interessanti, molto utili, e tra l'altro mai nel tempo, appunto raramente nel tempo, che hanno creato problemi appunto di produzione o di altro ai nostri progenitori. Avanti. Se però immagino appunto di abbandonare quel campo, di non lavorarlo, e passano uno o due anni, arrivano una serie di piante. La prima, più interessante per chi già conosce piante di uso alimentare, spontanee di uso alimentare, è il Sonchus asper, conosciuto diciamo, con tantissimi nomi, tra i quali appunto quello di Crespigne, che è una delle piante, essendo una pianta biennale, che appunto produce sempre nuove rosette, e quindi praticamente tutto l'anno, da gennaio a dicembre, possiamo uscire in un prato, in un'area a margine di una coltivazione, per trovare appunto questa pianta e farne una raccolta. Ma insieme a questa arrivano molte altre. Avanti. Siamo passati al passo successivo. Se passano 4, 5, 6 anni arrivano altre piante, alcune le abbiamo sentite a proposito della coltivazione, perché la carota è una delle piante più apprezzate nell'orto, ma è anche una pianta spontanea, e chi non l'ha mai provata a raccogliere, a trovare in condizioni spontanee, non ha mai sentito qual è il vero profumo della carota, il vero sapore della carota, che appunto arriva solo dopo appunto diversi anni di non più lavorazione di un terreno, e di cui si possono utilizzare, oltre che la radice tuberizzata, che però è bianca e non è così succosa come quella appunto coltivata, ma è altrettanto profumata ed è di un sapore veramente eccezionale, ma si possono utilizzare anche le foglie basali, la rosetta di foglie basali nelle erbe cotte, quindi in una raccolta di erbe miste ci va benissimo anche la carota selvatica. Avanti. E se passano 8, 10 anni, 12 anni, arriva un'altra pianta molto più vistosa, probabilmente in pianura padana è un po' più povera, è un po' più rara, scendendo già in Romagna e in Toscana invece
si trova più facilmente, sempre più abbondante man mano che si scende verso sud. C'è una pianta che fiorisce nella tarda estate, che è appiccicosa con le foglie, e, tanto appunto si chiama Enola appiccicosa, ed è appunto particolarmente interessante per esempio per le api, perché appunto arriva in un momento in cui le fioriture sono abbastanza impoverite, e invece questa è abbondante di fioritura, è una composita, e, ma è interessante appunto nel passato perché la utilizzavano appunto perché teneva lontani i topi dalle stanze dove veniva conservato il grano, quindi si metteva sulle porte, sulle finestre di questi ripostigli, ed oggi invece sappiamo per esempio che ospita un parassita della mosca dell'olivo, e quindi è una pianta che sarebbe utile avere negli oliveti, perché appunto renderebbe meno gravi, diciamo ridurrebbe la presenza e i danni della mosca dell'olivo. Avanti. Se passano ancora altri anni, se arrivano a 15-20 anni, arrivano quelle fioriture che adesso stiamo vedendo nei prati anche in città, nei prati che vengono regolarmente sfalciati, tra le prime fioriture si vedono appunto queste fioriture gialle, tutte alla stessa altezza, quindi formano proprio un tappeto giallo uniforme, sono i ranuncoli. Sono due specie principali che appunto formano questa, ma che sono accompagnate da tutta un'altra serie di piante naturalmente, e aumenta di anno in anno il numero delle piante che accompagnano quelle dominanti. Qui per esempio troviamo in mezzo a queste, troviamo il tarassaco, dente di leone, troviamo le piantaggini, troviamo i trifogli, e quindi troviamo tantissime piante interessanti che arricchiscono, e queste perché a differenza dell'orto, che come abbiamo sentito prima, che abbiamo bisogno di far recuperare al terreno i valori nutritivi che prendiamo raccogliendo le piante coltivate, le piante spontanee ci pensano da sole a questo, quindi non abbiamo bisogno di preoccuparci del nutrimento nel terreno. Certo, dobbiamo preoccuparci di mantenere uno sfalcio che sia regolare appunto che permetta appunto di eliminare le specie annuali e mantenere le specie perenni che via via appunto si arricchiscono. Per arrivare a un altro passo ancora, troviamo appunto i prati stabili, che in Appennino sono costituiti da una graminacea che è la festuga Bromus erectus, e che appunto sono analoghi ai prati che troviamo appunto nelle aree pedemontane delle Alpi o fasce collinari verso l'Appennino settentrionale, e che appunto sono delle praterie ormai stabili relativamente, perché appunto possono rimanere appunto con uno sfalcio periodico o utilizzate direttamente dagli animali per tempi indefiniti, ma se questo viene a mancare, quindi se viene abbandonato lo sfalcio o il pascolo da parte degli animali, possono nell'arco di 15-20 anni essere invase, perché sono praterie secondarie, cioè che sarebbero state appunto, sono state sostituite, hanno sostituito dei boschi primigeni di cui spesso non abbiamo più grandi tracce, e che invece tornano attraverso gli arbusti via via, e possono tornare naturalmente in un ciclo estremamente lungo, non si parla di decine di anni, ma in qualche caso anche di un secolo e più, perché possa tornare il bosco, ma in quel caso appunto perdiamo la prateria, che è invece uno degli ambienti più interessanti dal punto di vista della gestione del verde urbano. I prati che noi abbiamo in città appunto variano tra le ultime due step che abbiamo visto, tra il prato a ranuncoli e il prato a bromos che vediamo qua. Avanti. Quindi occorre conoscere la diversità e il dinamismo della vegetazione spontanea. Avanti. E questa, se noi vogliamo quindi organizzarla, sapere che cosa succede quando noi lasciamo appunto o non interveniamo
o lasciamo evolvere un paesaggio vegetale, si susseguono queste fasi. Cioè, se noi eliminiamo, per esempio, appunto, molti pensano appunto di quando c'è una copertura erbacea sgradita, appunto, piante appunto non che non sono state piantate, ma che consideriamo inutili e dannose, e di eliminarle con un trattamento o con un erbicida. Quindi portiamo il terreno al nudo. Allora si ripete questa sequenza che vediamo. Prima fase, piante annuali, possono essere anche quelle che vivono in mezzo ai campi coltivati o nei terreni rimossi in qualsiasi condizione, poi annuale dei luoghi calpestati, dei terreni compattati, adesso ne vedremo qualche esempio, poi quella perenne dei margini, erbacee perenni dei margini ricchi di sostanze nutritive, e poi i prati sfalciati e stabili, e qui siamo arrivati già ai prati più frequentemente vediamo in città, e poi appunto abbiamo anche, se ci sono in città dei muri, delle pareti rocciose, delle aree appunto dove non è facile mantenere una condizione di naturalità, vedremo come si può intervenire anche in questi casi. Avanti. Ecco, cominciamo dai acciottolati, dai lastricati, dai marciapiedi, dalle piazze dove appunto può crescere la vegetazione, se non sono completamente artificializzate, se ci sono delle piccole fessure, delle piccole zone dove si mantiene una piccola quantità di terreno, cresce una vegetazione annuale che è specifica e selettiva ed è iper specializzata per questa situazione. Avanti, vediamo qualche altro esempio di piante che vivono. Quindi c'è la poa annua che vedete sulla destra, la correggiola che è un poligonum, centonodi chiamato anche, avanti. Ci sono alcune plantago come quella che vedete in alto, la plantago coronopus, anche barba dei frati, molte cariofillage come la sagina che vedete sotto, che appunto riescono a vivere, ecco qui ne vediamo altre di cariofillage, no va bene. Con muschi, per esempio, alternate a muschi, che coprono uniformemente queste fessure e non danno la possibilità di arrivo di piante invece che consideriamo invasive o che crescono molto in altezza, che diventano anche antiestetiche e sgradevoli per chi passeggia o cammina per quei marciapiedi. Ecco, quindi una soluzione importante è quella di non eliminare la vegetazione spontanea, ma lasciarla maturare, e dopo pochi anni noi abbiamo appunto una vegetazione stabile che non cresce più di quello che se naturalmente può arrivare qualche pianta annuale, basta eliminarla meccanicamente. Avanti. Ecco, altre piante, a destra un muschio ingrandito molte volte, a sinistra un'altra cariofillacea, una gene sagina, avanti. Ecco, se invece appunto andiamo nelle aree più comuni, insomma, dei prati dove abbiamo vegetazione che viene sfalciata, naturalmente sono molte le piante della famiglia delle graminacee, qui ne vediamo alcune delle più comuni, avanti, che noi normalmente non vediamo. Per noi il prato è uniforme e non ci accorgiamo che in mezzo appunto ci stanno leguminose come il ginestino che vediamo a sinistra, piantaggini, avanti, dente di leone, Aguillea la mille foglie, barba di becco, una bellissima pianta delle composite, avanti, con la radice commestibile, un'altra graminacea, con la dentatura, con l'infiorescenza dentellata, i trifogli, la margherita, sicuramente adesso i prati appena sfalciati appunto è quella che cresce più rapidamente e rifà rapidamente il fiore, quindi vediamo proprio i sentierini in mezzo ai prati appunto bianchi di fioriture di margherita, che tra l'altro è anche una pianta commestibile, le foglie basali, e tante altre piante. Possiamo andare avanti, ok, ancora. Ecco, questo
Le piante che troviamo nei prati derivano da una selezione millenaria che noi facciamo con gli animali. Cioè i prati che noi, su cui noi facciamo alimentare allo stato prato gli animali, hanno portato appunto a una selezione di piante che possono sopportare senza danni il morso degli animali stessi. Quindi c'è stata una selezione degli ambienti di prateria che ha portato appunto a mantenere e a proliferare piante che hanno le foglie basali vicino al terreno e che quindi possono essere mangiate le parti alte, quindi brucate le parti alte di quella pianta, ma la parte che sta vicino al terreno, diciamo, è il terreno stesso a proteggerla, e quindi tutte queste piante, che tra l'altro molte di queste appunto le utilizziamo come erbe spontanee, quindi come rosette che raccogliamo per uso alimentare anche umano, e in realtà sono state selezionate dagli animali che per secoli, per millenni, sono stati alimentati su quei prati. Avanti. Ecco, queste sono alcune delle specie più interessanti: Bromus erectus per tutto l'Appennino centro-settentrionale, per i cardi, i garofani selvatici come il Dianthus di Cartacine che vedete in alto a destra, le euforbie, le specie lattiginose che sono anche molto belle, pensate alla stella di Natale che è un'euforbia anche se coltivata e che utilizziamo come pianta ornamentale a Natale, e tante altre. Avanti, possiamo andare avanti, qui cominciano le orchidee. Ecco, una problematica a parte invece è la vegetazione delle pareti, dei muri, delle pareti rocciose, perché qui appunto esiste il problema se lasciare queste piante o eliminarle portandolo a nudo la parete stessa. Avanti. Naturalmente queste piante, cioè in questi ambienti vivono delle piante speciali, come la parietaria che vedete al centro in alto, ma la bocca di leone, l'antirrinum sulla sinistra in alto, e tante altre, la mattiola, la viola ciocca sotto in basso a sinistra, l'ombilico di Venere in basso a destra, sono tantissime piante. Pensate man mano che si scende verso sud ai capperi, che già insomma in Italia, tutta in Toscana e Romagna, insomma, sono già abbondanti e che arricchiscono queste pareti. Avanti. Ecco infatti il cappero con il fiore sotto in dettaglio, la viola ciocca che è un'altra pianta di ambiente roccioso che spesso la teniamo in giardino, ma nasce come pianta di ambienti difficili come sono le pareti dei muri o le pareti rocciose. Avanti. E quindi come fare la manutenzione di queste aree? Ecco, cominciamo dai prati, le scarpate, fasce erbose, poi vediamo la vegetazione delle mura e alla fine la vegetazione dei soli compatti, come intervenire in modo da utilizzare al meglio. Qui siamo avanti ancora, questo è un paesaggio ricco di interventi di manutenzione. Andiamo avanti, sulle prati, ecco. E i prati possono essere tagliati in maniera uniforme o in maniera utile. Per farlo occorre conoscere un po' le piante. Per conoscerle bisogna fare in modo che un prato uniformemente tagliato, il prato all'inglese, mostri di che cosa, quali sono le piante, perché sono moltissime le piante. Pensate che in un prato come quello fotografato, in un metro quadrato ci stanno anche 40-50 specie diverse. E naturalmente in un prato molto, molto maturo, cioè che è stato mantenuto insomma, per decenni con semplici sfalci. E sapere che cosa c'è appunto al di sotto di quelle, cioè tra quelle piante che costituiscono quella copertura, diciamo, informe e poco, quando si dice di fare tutta l'erba un fascio, si dice appunto per noi tutta l'erba è uguale, cioè è una sola pianta. In realtà sono tantissime. Allora andiamo avanti, si può tagliare il prato in maniera selettiva, e quindi senza fare, addirittura guadagnando tempo, perché non serve tagliarlo tutto il prato, almeno
dove ci sono i punti dove i bambini o chi frequenta un parco ha bisogno appunto di passeggiare, camminare, chiaro deve essere tagliato, ma si possono lasciare delle aree, questo, in questo caso appunto ci sono i ranuncoli, un prato con parecchi ranuncoli che sono stati lasciati dove hanno creato appunto dei piccoli nuclei e quindi si crea con in semplice diciamo riduzione di tempo anche di sfalcio, lasciando delle piccole aiuole, che queste diventano aiuole fiorite, senza aver speso una lira, cioè senza aver investito in piantare dei fiori, eccetera, semplicemente con l'attenzione al modo con cui sfalciare, lasciando crescere in piccole aree. All'inizio si possono lasciare anche a livello così sperimentale per vedere e far vedere anche a livello didattico ai ragazzini e anche agli adulti che cosa c'è che in quel prato che sta venendo su, quindi vedere le fioriture delle graminacee, dei ranuncoli, delle leguminose e quindi vedere come in realtà quel prato che sembrava piatto e uniforme in realtà è formato da tante specie che poi possiamo, man mano che cominciamo a conoscerle, possiamo lasciare, per esempio adesso io questo in un prato appunto che gestisco in questo modo, adesso ho già tagliato i ranuncoli e lasciato invece i trifogli, perché adesso è il momento dei trifogli che stanno creando appunto dei nuclei, perché crescono appunto a macchia, quindi che creano dei piccoli nuclei e quindi si possono lasciare altre aiole riducendo il tempo di taglio, semplicemente facendo attenzione a lasciare appunto, quindi guardando appunto la composizione delle foglie in superficie che ci suggeriscono qual è la specie dominante in quel punto e quindi assecondare e permettere quindi la crescita e la riproduzione fino alla produzione dei semi delle piante che poi, e questo possiamo addirittura se ci sono per esempio le orchidee o ci sono quindi piante isolate, quindi che non formano gruppi, o altri fiori che ci piacciono, possiamo mettere magari delle piccole segnali appunto che ci indicano nel momento in cui facciamo il taglio di lasciare un piccolo intorno e faremo in modo che quella pianta quindi aumenterà la produzione di seme e creerà un piccolo piccola area, una piccola aiola fiorita sulla base delle nostre scelte, della nostra attenzione, della nostra curiosità. Avanti. Ecco qui, questo appunto quello è l'aspetto di un prato in cui si sfalcia selettivamente e si ha la possibilità di vedere e di diciamo in qualche modo far arricchire le fioriture che riteniamo più utili, più gradevoli e che anche il terreno stesso, cioè la composizione del prato stesso ci suggerisce localmente di favorire una pianta piuttosto che l'altra. Avanti. Quindi la vegetazione delle vecchie mura è un altro problema insomma, abbastanza importante, soprattutto per le vecchie aree urbane, dove ci sono mura antiche magari, avanti. E qui appunto naturalmente negli acciottolati il problema è quello che avevamo detto prima, bisogna lasciare maturare la vegetazione selettiva che si crea e intervenire solo meccanicamente quando arrivano delle specie possono crearsi dei piccoli vuoti dove appunto si inseriscono delle piante annuali un po' più vistose. Avanti. Mentre sulle pareti appunto, e questo in molte città appunto dotate di vecchie mura, c'è il problema appunto se eliminare i capperi per esempio o tutte le altre specie che possono essere gradevoli anche da vedere oppure appunto lasciarle sviluppare. In molte città viene insomma lasciato anche alla scelta condivisa con i cittadini e si è appunto in molte aree appunto si è deciso appunto di lasciarle per la loro gradevolezza. Naturalmente ci sono piante invece creano danni alle pareti e alla stabilità dei muri e in quei casi allora appunto quelli devono essere fatti, però vengono fatti appunto in maniera mirata. Avanti. Anche qui serve conoscere le piante.
qui siamo in un'area archeologica, avanti, problematiche sono sempre quelle, e la vegetazione dei marciapiedi ne avevamo già parlato, avanti, e il problema anche nei cimiteri. Ecco, per esempio, una cosa che quasi mai, insomma, viene presa in considerazione è che appunto i sentieri appunto molto spesso vengono invasi dal prato che confina con i tracciati pedonali. Ecco, una soluzione molto interessante, naturalmente va diciamo programmata e messa in pratica soprattutto nella progettazione, ma in molti casi potrebbe essere anche una soluzione messa in campo anche successivamente. Possiamo, se andiamo avanti vediamo l'immagine, possiamo scegliere di fare dei camminamenti inerbiti, quindi il terreno sotto rimane permeabile, quindi rimane asciutto anche appena dopo una pioggia, però appunto è costituito da piante che sopportano facilmente, che sopportano il compattamento, tra le quali appunto qui si vede nell'immagine le fioriture della margherita, ma non è solo la margherita, sono decine di piante che hanno questa capacità, e quindi questo permette appunto di poter creare dei prati dove non c'è difficoltà a mantenere, perché qui si sfalciano come il prato a fianco, magari si lascia più alto il livello di taglio nel prato esteso, e spesso nel camminamento non serve neppure lo sfalcio, perché se è un sentiero, un tracciato molto frequentato, spesso appunto è il passaggio stesso delle persone che mantiene il prato. Qui siamo all'orto botanico dell'Università di Ancona, e in questo prato qua non viene mai sfalciato praticamente, perché abbiamo un passaggio continuo e quindi non c'è bisogno dello sfalcio. Avanti. E naturalmente molto diventa, sto per finire, molto dipende dalla progettazione e dal saper appunto avere persone che siano in grado appunto di saper controllare e verificare lo stato del verde. Avanti. Ecco, questa è l'ultima slide, l'avevo tolta perché appunto in 20 minuti non c'era la possibilità di mettere molto di più, però appunto va bene così. E quello che non possiamo più permetterci di fare sono appunto una progettazione di giardini all'italiana, anche se so che in molte zone e molte aree anche insomma di tutta l'Italia appunto sono aree estremamente gradevoli, visitate, e laddove c'è la possibilità appunto che queste aree sia di tipo privato che di tipo pubblico, grazie appunto ai sostegni dello Stato, degli enti locali, si riescono a mantenere con grande difficoltà perché sono estremamente costosi. Ecco, la cosa appunto che secondo me appunto dovrebbe farci riflettere è che appunto questi giardini possiamo mantenerli, ma sappiamo bene che sono di estremo costo, insomma, dal punto di vista del lavoro per mantenerli, eccetera. E i giardini che costruiamo appunto devono essere appunto giardini che guardano al futuro, quindi non devono essere fatti prati che devono essere mantenuti irrigati quindi prati artificiosi che abbiano bisogno dell'irrigazione, e questo è già un punto di riferimento imprescindibile. Devono essere create appunto situazioni il più simili agli ambienti naturali, quindi anche se costruiamo un boschetto, una siepe all'interno della città, non è un bosco urbano, è un bosco che si trova all'interno della città e deve essere costruito, se vogliamo essere coerenti e guardare al futuro, deve essere costruito con gli stessi criteri con cui si ricostruirebbe un bosco in un'area naturale o in un'area appunto aperta fuori dalla città. Il criterio è quello di ricostruire il tipo di vegetazione che lì in quel punto crescerebbe spontaneamente. Quindi sia per i prati che per gli ambienti forestali dobbiamo affidarci appunto a una conoscenza del territorio, del dinamismo, che ci permette appunto di creare ambienti che non abbiano bisogno di una manutenzione
importante e che abbiano quindi la possibilità di darci il maggior beneficio anche dal punto di vista estetico, oltre che ambientale, insomma, dell'impatto del nostro lavoro. Grazie ancora per il suo intervento e direi che abbiamo quasi rispettato le tempistiche che ci eravamo dati, quindi sinceramente saluterei tutti e ringrazierei chi si è collegato.